10, quindi con un po' di pazienza arriva anche lui. Intanto noi introduciamo i lavori perché la giornata, come vi dirò tra un attimo, è articolata, diciamo, su due momenti. Il momento centrale è appunto la lezione del professor Dionigi, che terrà sulla politica, le parole e la politica, e l'altra, diciamo, parte della giornata invece è dedicata, in questo in continuità con i due incontri precedenti che abbiamo fatto qui a Praglia, ad aprire un percorso, quello che abbiamo deciso e valutato negli altri incontri, un percorso, diciamo, di lavoro che inizia con oggi. Illustreremo il programma di questo percorso di lavoro e naturalmente vi chiederemo anche, avete in cartella il modulo adeguato, vi chiederemo anche di aderire a questo percorso in modo tale che diventi una, chi vorrà farlo, ovviamente vorrà farlo nei modi in cui riterrà, sia partecipando sia anche dando una mano a promuovere e organizzare, in modo tale che allora i ragionamenti che abbiamo fatto nei due incontri precedenti e questo che faremo oggi, cioè un ruolo forte e innovativo della politica, possa diventare concretamente attuato anche nel nostro territorio. Io dico solo alcune brevi, faccio solo alcune brevi considerazioni assieme anche poi a Claudio Sinigaglia. Noi siamo rappresentanti nelle istituzioni, nel Parlamento e nel Consiglio regionale, e vogliamo dare costantemente, in ogni momento di incontro, anche un piccolo, diciamo così, brevissimo rapporto di quello che capita. Adesso noi ci vediamo 2 mesi dopo, era il 26 settembre l'altra volta, e sono successe molte cose. In particolare, vorrei iniziare, insomma, credo che tutti abbiamo vissuto con un'emozione personale e un'emozione collettiva i fatti di Parigi, che si sono materializzati anche per quanto riguarda la nostra regione, il nostro paese, nella triste vicenda di Valeria Solesin, e abbiamo tutti sentito una grande emozione e un grande momento, diciamo così, di consapevolezza che è uno di quegli incroci della storia, questo del terrorismo, che ha bisogno di una, non solo di un'indignazione, di una reazione, di una capacità di analisi, ma anche di individuare delle vie dalle quali, insomma, la nostra realtà nazionale, soprattutto europea, possa trovare delle soluzioni. Allora noi sappiamo che c'è un'immediata conseguenza, che vediamo in questi giorni già materializzata, per quanto riguarda l'innalzamento dei livelli di sicurezza e di intelligence e di controllo. C'è la necessità però assolutamente di continuare, questo è stato esemplare il gesto anche della famiglia Solesin, di volere in quella piazza tutte e tre le religioni, diciamo le grandi religioni, in quel dialogo, insomma, interreligioso e interculturale che è fondamentale mandare avanti. E la terza cosa, però, diciamo con grande forza, qui si gioca anche una partita di grande rilievo per quanto riguarda l'Europa, oserei dire la stessa civiltà e cultura europea, insomma, è in gioco in maniera forte, e credo che questa sia una di quelle occasioni nelle quali bisogna saper davvero imboccare una strada nuova, che viene definita in modo sintetico gli Stati Uniti d'Europa, cioè l'Europa politica, che possa diventare davvero un attore dentro questo contesto così confuso e così difficile, per certi versi drammatico. Noi abbiamo sfiorato nei giorni scorsi, come sapete, anche davvero al rischio di una guerra anche in campo aperto, insomma, anche tra le stesse forze che in realtà dovrebbero contrastare il terrorismo. E quindi da questo punto di vista, da questa situazione così difficile, escono questi tre messaggi: certo, più sicurezza, più dialogo e più interculturalità, ma anche più Europa, per riuscire ad avere una forza concreta nel portare avanti dei valori comuni all'interno di uno scacchiere così, così complicato. Seconda rapidissima osservazione, quella della situazione invece del nostro paese. Naturalmente questi fatti condizionano anche la vita italiana, e però in qualche modo la vita continua anche sui versanti del grosso lavoro che si sta facendo come governo in campo delle riforme. Questi mesi, queste settimane si sta
completando il percorso della legge di stabilità, che è un altro tassello di una sfida per cambiare questo paese, soprattutto una sfida in questo caso per agganciare questo percorso di ripresa economica e di crescita che permetta alle famiglie, alle comunità, a chi ha perso il lavoro di avere maggiori possibilità. Abbiamo realizzato questo primo passaggio al Senato, adesso la legge di stabilità è alla Camera, e viene confermata questa impostazione fortemente espansiva. Abbiamo fatto anche alcune modifiche, alcuni aggiustamenti, alcuni miglioramenti sempre in questa direzione. Troverete in cartella anche un primo resoconto dei punti che abbiamo modificato al Senato, alcuni riguardano anche la nostra regione in particolare, e abbiamo cercato di portarli avanti con convinzione e ci aiuteranno secondo noi, insomma, a proseguire il percorso delle riforme. La politica del governo, la politica del PD deve andare avanti, non deve farsi ovviamente intimidire da queste realtà di cui prima parlavamo, nonostante le tante difficoltà, nonostante anche il forte, diciamo così, la forte frantumazione che vediamo all'interno dello scacchiere politico, è importante proseguire. Ripeto, poi eventualmente, se riteniamo, nella seconda parte si potrà, se qualcuno vorrà, approfondire qualche argomento. L'ultimo punto, e chiudo, è questo appunto del percorso di oggi. Poi chiarirà meglio Ivo il programma. Quello che ci tengo a dire è questo: noi abbiamo incentrato i ragionamenti in questi nostri incontri sulla rigenerazione del Partito Democratico. Ovviamente, come individuando il Partito Democratico, che è il nostro partito, come in questo momento il perno della vita politica italiana e come il portatore di un progetto forte di cambiamento del Paese che deve riuscire, che deve andare a compimento. Per fare questo, naturalmente, bisogna ricorrere alla capacità di interpretare bene la politica, no? Abbiamo di fronte a noi, io non approfondisco, molti esempi di cosa non è la politica, no? Soprattutto di cosa non è la nostra politica, l'antipolitica, non è la nostra politica il populismo, non è la nostra politica quella solo dell'apparire momentaneo. La politica, per riuscire in questo progetto di cambiamento, ha bisogno di approfondimento, di competenza, di partecipazione, di rigenerazione, ovviamente a partire dai grandi cambiamenti che sono in atto nel Paese, le trasformazioni, perché la crisi, come tutti sappiamo, non è stata solo una crisi, ma anche una grande trasformazione che continuerà nei prossimi anni. Allora, per star dentro questi cambiamenti, nel nostro territorio, a Padova, nel Veneto, nella città di Padova, è necessario fare dei percorsi forti di approfondimento. E quello che noi interpretiamo appunto come rivalutare la politica è proprio questo, cioè un percorso che vi sottoponiamo, che dopo appunto vi verrà anche illustrato, che trovate anche peraltro già in cartella, un percorso collettivo di approfondimento, di partecipazione, di elaborazione sui temi concreti della nostra realtà territoriale veneta e padovana, di proposte innovative, di capacità di agganciare il tema delle riforme nazionali ai temi del nostro territorio e della nostra realtà. In questo senso, quindi, con oggi comincia una fase diversa. Noi vi chiederemo davvero, poi anche in maniera concreta, di dirci concretamente quanti di voi, speriamo il più possibile, desiderano partecipare anche come promotori a questa fase, perché il percorso che vi illustreremo avrà bisogno di una partecipazione larga, diffusa e soprattutto avrà bisogno di una grande apertura verso l'esterno del Partito Democratico, che non può rimanere solo dentro le proprie certezze che ha e che è bene che mantenga, ma deve anche aprirsi alla capacità di riaggregare, soprattutto nel nostro territorio, nella nostra regione, riaggregare le molte realtà sociali, associative, economiche, istituzionali che purtroppo, insomma, si sono allontanate o che non hanno ritenuto interessante il messaggio che noi abbiamo dato. Io mi fermo qui, Claudio fa qualche, anche lui, aggiornamento della realtà per quanto riguarda la situazione del Consiglio regionale, e poi Ivo illustrerà il programma, diciamo, di lavoro. Nel frattempo arriverà anche il professor Dionisio. Sì, grazie, buona giornata a tutti, grazie a Giorgio per
aver ribadito l'importanza di questi incontri sull'obiettivo di rigenerare il Partito Democratico, a partire da un contributo forte, importante, un approfondimento sugli aspetti programmatici, sugli aspetti fondamentali, e se vogliamo costruire appunto la nostra identità, il nostro futuro, un Veneto anche diverso rispetto a quello che abbiamo oggi. Ed entro subito nei contenuti che mi sono stati chiesti, cioè quello di fare un aggiornamento della situazione attuale nella nostra regione. Si tratta di una regione che è in grande confusione. Vi faccio solo tre esempi per soffermarmi, siccome questi mesi dalle elezioni ad oggi sono trascorsi. Zai ha presentato immediatamente una ventina di progetti di legge, prima firma sua, per dire caratterizzo subito questa legislatura con dei cambiamenti importanti. Beh, che cosa sta succedendo? Abbiamo in realtà avuto questi risultati. Da una legge mancia siamo passati a una legge truffa, primo risultato. Vi ricordate, durante il mese di aprile abbiamo concluso il bilancio, la finanziaria regionale, con una legge mancia, l'erogazione di 86 milioni di contributi, se comprendiamo anche i 36 milioni per il completamento della strada regionale 10, quella della Bassa Padovana, 50 milioni di contributi, associazioni, parrocchie, enti locali. Questi contributi, questa che era stata definita legge mancia prima delle elezioni, è stata azzerata. Ad ottobre tutto è stato azzerato, quindi tutto ciò che aveva consentito alla Lega, Forza Italia, di presentarsi alle elezioni dicendo a quella parrocchia ti sistemerò la chiesa, ti sistemerò il patronato, a quel ente locale ti sistemerò la strada, ti sistemerò la palestra, ti sistemerò la scuola, all'associazione, per legge. Cioè non è stato un impegno elettorale pronunciato come promessa, ma è stata fatta una legge su questo, con lo stanziamento di 86 milioni. Il primo di ottobre tutto questo è stato cancellato, quindi è diventata palesemente una legge truffa. Dirvi come questo sta procedendo, secondo me senza un'adeguata enfatizzazione, perché questo bisognerebbe enfatizzare sempre, dovunque e comunque, perché è una scorrettezza di fondo nei confronti della cittadinanza, nei confronti degli elettori. Io non so quanto abbiamo perso, sicuramente per esempio in termini di consenso noi, perché ad esempio nella Bassa Padovana avevamo già pronti i manifesti per dire il completamento della strada regionale 10 non si farà più, ma se ad aprile ti dicono mettiamo 36 milioni per il completamento, non possiamo più fare questo attacco alla giunta uscente, no? Quindi, ma a parte questo, che non avrebbe cambiato sicuramente molto come esito elettorale, ma capite che è un raggiro, è stata una truffa nei confronti degli elettori e dei cittadini del Veneto. Secondo aspetto, la Corte dei Conti non ha dato la parifica al bilancio del 2014. Questo è un aspetto che bisogna approfondire, vuol dire che ciò che è stato fatto nel bilancio del 2014 non è in regola secondo le leggi vigenti. Questo vuol dire, in alcuni aspetti non è in regola, e quindi bisogna rivedere quel bilancio di quella cosa. Cosa vuol dire in termini di rendiconto, in termini di assestamento, in termini di bilancio successivo? Questo è ancora tutto da capire, perché per la prima volta non c'è la parifica di un bilancio da parte della Corte dei Conti, del bilancio della regione. Terza cosa, ed è quello che sto seguendo più da vicino, è l'aspetto della sanità. Una delle 20 leggi che Zai ha presentato subito dopo le elezioni riguardava la riforma della sanità, e cioè la realizzazione dell'azienda zero e la riduzione delle URSS in 7 URSS provinciali. Quella proposta è stata sonoramente bocciata dopo una serie di audizioni, dopo che abbiamo sollevato e si è sollevato una profondo malessere da parte delle conferenze dei sindaci, da parte
dei operatori sociosanitari, dei rappresentanti degli ordini, di tutti coloro che seguono da vicino la sanità e che hanno appunto capito quanto sbagliato fosse quella proposta di legge. Oggi è il 28 di novembre e quella legge, quella proposta di legge, rischia di essere divisa in due parti. L'azienda zero probabilmente non verrà più proposta. Che cosa voleva fare l'azienda zero? L'azienda zero voleva razionalizzare la spesa, concentrando la governance in regione del sistema sociosanitario, nell'azienda zero, che è un'azienda sanitaria, concentrando in regione tutta una serie di strumenti, di procedure, l'implementazione dell'informatizzazione. Oggi ci sono 21 URSS che hanno 21 sistemi di informatizzazione diversi, ma è chiaro che bisogna informatizzare in maniera completamente diversa. Fare le gare di area vasta, ma anche su questo direi che è un obiettivo che possiamo condividere. Fare un'operazione di logistica molto importante, perché se ci sono 90-100 magazzini farmaceutici è bene ridurli, è bene razionalizzare. Ma anche quando fai le gare per il personale è bene probabilmente fare una gara interaziendale oppure di carattere regionale, cioè tutti aspetti di governance importanti che a mio giudizio vanno presi in considerazione. Che cosa c'era di sbagliato? Lo strumento scelto, un'azienda sanitaria che concentrava in mano a una persona tutta la governance, quindi il filo diretto, Zaia, la direzione di questa azienda zero e l'esclusione di tutto ciò che ha a che fare col territorio, conferenza dei sindaci compresa. Quindi di fronte a queste nostre obiezioni e di fronte alla sollevazione dei sindaci c'è stato un passo indietro. Vorrebbero quindi stralciare la proposta dell'azienda zero. Noi di fronte a questa proposta abbiamo fatto una controproposta, la proposta dell'Agenzia Veneta Sociosanitaria. È una cosa diversa, che raggiunge però gli stessi obiettivi, già sperimentati in Emilia Romagna e non solo. Non occorre creare un altro carrozzone tipo azienda zero, ma basta un accordo quadro tra i direttori generali, con l'obiettivo di raggiungere tutta la razionalizzazione che ho spiegato prima, allargando anche. Quindi bisogna intervenire per cercare di eliminare gli sprechi, la burocratizzazione, fare la razionalizzazione, aumentare la governance regionale per il sistema sociosanitario. Lo strumento però è stato in qualche maniera cancellato, azzerato. L'altra parte della proposta di legge invece riguarda la riduzione delle a sette URSS. Qui il dibattito forse proseguirà, ma dico forse, perché ad oggi non sappiamo ancora qual è la decisione da parte della maggioranza, perché anche da parte della maggioranza c'è una divisione. Forza Italia vorrebbe 2 URSS per provincia, invece la Lega spinge per averne una a livello, una per ogni provincia. Quindi ad oggi manca un mese alla scadenza dei direttori generali e quindi Zaia sarà impegnato alla nomina di 7 direttori generali a partire dal 1 gennaio 2016 e voleva fare la riforma a partire dal 1 gennaio 2016. Noi sinceramente abbiamo sempre detto che non si poteva fare. I fatti ci danno ragione, perché è improponibile fare una riforma in un sistema che tutto sommato va bene, ottiene dei risultati soddisfacenti, fare una riforma che rischia di peggiorare il sistema, perché tutto il mondo sociosanitario è in fibrillazione, non si capisce bene, perché è chiaro che ci sono delle conseguenze che possono diventare molto negative per il sistema sociosanitario. Allora noi diciamo di procedere con calma, perché anche noi vogliamo la riduzione delle URSS, però deve essere un progetto all'interno del quale capisci le conseguenze. Non frantumi l'integrazione sociosanitaria, che è quella che caratterizza il modello veneto. Allora, le nostre obiezioni sono state condivise, avete capito, conferenza dei sindaci e il mondo sociosanitario. C'è questo momento di arresto e di confusione da parte della maggioranza. Non sappiamo bene cosa succederà. Mi auguro non ci siano soluzioni affrettate per il bene del sistema sociosanitario veneto, che è un modello per tutto il nostro paese, ma soprattutto per la salvaguardia del diritto alla salute e della cittadinanza. E guardate che adesso una delle forti motivazioni è quella che stanno riducendo l'erogazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Ma se guardiamo bene, dal 2010 al 2016 l'aumento dei fondi del Servizio Nazionale, il Fondo Sanitario Nazionale, è passato da 205 miliardi a 211 miliardi. Quindi è stato in netto aumento per tutti questi anni. 105, 111. Cosa ho detto? 200. Sono un po' di più, va bene, stiamo lì a sottilizzare per 100 miliardi verso. Quindi avete capito, però 6 miliardi in più in 6 anni e con tutta una serie di aumenti soprattutto nell'ambito della non autosufficienza e nella politica del sociale, contributo a livello nazionale. Quindi non c'è questo taglio che mette in difficoltà la regione. Chiaro che rispetto ad una previsione, ad un impegno che ha fatto la salute che vedeva un aumento maggiore, c'è stata una riduzione di quell'aspettativa, ma non è stato tagliato il Fondo Sanitario Nazionale, è sempre stato aumentato in questi anni in maniera considerevole. Allora la situazione è di confusione, noi teniamo la barra dritta per salvaguardare il sistema sociosanitario. Durante molte serate in questi mesi ci siamo incontrati, circoli, in realtà provinciali, proprio per ribadire il nostro schema e il nostro obiettivo, che in ogni caso anche per noi è quello di ridurre le URSS, è quello di razionalizzare la spesa, però in maniera diversa, in maniera tale da attivare un processo condiviso con tutto il mondo della sanità, in modo tale che non sia un'imposizione di un modello di un'azienda che era sopra le altre aziende, ma che ci sia una collaborazione che consente di raggiungere meglio gli obiettivi che Zaia si è posto ma che non riesce a raggiungere. Questa molto velocemente la situazione, però ecco, molto spesso vengo sollecitato a chiarire in incontri, la disponibilità c'è non solo nel Padovano anche fuori, ma mi sembra che insomma il nostro contributo come gruppo consigliare del Partito Democratico Veneto su questo versante sia stato oltremodo significativo e mi auguro che appunto non si facciano cose affrettate che potrebbero distruggere il modello veneto dell'integrazione sociosanitaria. Ringraziamo anche Claudio che ci ha aggiornato. E se avete pazienza di prendere in cartellina questo piccolo pieghevole, io passo la parola adesso a Ivo Rossi che illustra un po' il percorso che trovate già in parte esteso e se avete anche la pazienza poi prima di andare via di prendere questo modulo dove questo qui percorso l'abbiamo chiamato Sentieri Veneti, è chiaro il motivo, no? Abbiamo bisogno di trovare una strada. Ecco. In questo modulo vi chiediamo, naturalmente se avete delle osservazioni da fare, e anche vi chiediamo se intendete partecipare a questo percorso sia come partecipanti, ma soprattutto come promotori, come organizzatori, perché noi vogliamo aprire questo percorso davvero a un'azione collettiva e partecipata di quante più persone vogliono farlo. Quindi con pazienza, dopo durante la giornata compilate, passo la parola a Ivo che spiega un po' le motivazioni. Grazie Giorgio e grazie a tutti voi per aver dedicato questa mattinata, al di là adesso del racconto di come immaginiamo di lavorare nei prossimi mesi, poi avrete modo di sentire l'intervento di Ivano Dionigi che ci darà un approccio alla politica e soprattutto all'uso delle parole inconsueto rispetto a quello che siamo abituati a sentire. Io credo che la politica in questo momento abbia bisogno di liberarsi di parole consumate che non esprimono più, tanto è vero che abbiamo grandi difficoltà di rapporto con i cittadini per ritrovare l'essenza del messaggio e quindi anche dell'impegno e le ragioni che ci portano a stare insieme per poter poi immaginare il futuro delle nostre comunità. E nel corso dei due appuntamenti che sono stati fatti a luglio, ma in particolare quello di settembre, è emerso come vi sia una necessità
fra molti amici, molti di quelli presenti oggi, di ritrovare un luogo in cui poter discutere, non soltanto quindi come dire, fare la politica leggendo i giornali, interpretando quello che viene a livello come dire, nazionale, ma essere protagonisti, e protagonisti significa avere anche un pensiero sul luogo in cui siamo chiamati a interpretare il nostro agire politico. Allora in questo senso, con Giorgio, con Claudio, con tanti altri amici, abbiamo immaginato di come dire, orientarci dentro un percorso aperto, lo trovate in cartellina come ha detto Giorgio, è una prima traccia, in qualche modo anche strutturata, definita, che cerca di rispondere a quelle che immaginiamo essere i forti interrogativi che un po' ci chiediamo tutti noi. È suddivisa, possiamo dire, in quattro blocchi, grosso modo, le istituzioni, il partito, l'economia del nostro, dei nostri territori, e c'è un capitolo per gli amici di Padova, anche ovviamente dedicato alla nostra città, dove non useremo le parole consuete, quelle tipiche del dibattito politico, quelle che sentiamo tutti i santi giorni, che abbiamo ripetuto per anni, ma si avverte la necessità di andare oltre. Allora mi tengo, proprio perché fra qualche minuto arriverà anche Ivano Dionigi, esattamente al senso del percorso. Tenete presente che quando abbiamo cominciato a lavorarci, ovviamente non era accaduto ancora le vicende drammatiche di Parigi, che stanno cambiando il nostro modo di pensarci anche all'interno di un sistema come quello europeo, e che ci impongono nuove riflessioni, e sono quegli interrogativi che tutti quanti avvertiamo molto molto forti, e per questa ragione abbiamo in qualche modo anche modificato questo tracciato. E allora posso già dire, insomma, che il 12 di dicembre abbiamo pensato di fare un pranzo, uno scambio degli auguri, anzi quindi siete già tutti quanti, provate a immaginarvi, il 12 dicembre lo faremo in un luogo che è comodissimo, che è il ristorante del Marco, scusate questo dettaglio di ordine tecnico, ma anche questo serve, al MAP, quindi in zona industriale, in corso Stati Uniti, e abbiamo invitato, per non fare sotto il solito pranzo di scambio degli auguri, che pure è una cosa importante perché cementa la comunità, abbiamo immaginato di accompagnarlo con due relazioni, uno del professor Arduino Paniccia, che si occupa di, come dire, professionalmente di scenari internazionali, di geopolitica, quelle cose che di solito di cui non ci si occupa, la politica se ne occupa molto poco, soltanto se ne occupano degli specialisti, ma che avvertiamo invece tanto più adesso come una cosa davvero importante, almeno per capire, perché io stesso come dire, cerco di capire la distinzione fra sunniti e sciiti, tanto per dire, no? Che è entrata dentro la nostra dimensione quotidiana e di cui conosco poco. E abbiamo anche il professor Stefano Alevi, che ringrazio qua anche oggi, accompagnato rigorosamente dal figlio, che lo controlla, perché invece ci parlerà, quindi saranno due brevi relazioni, dopo se avremo voglia anche di fare il dibattito lo faremo, ma insomma si parlerà dell'Islam, temi come vedete come dire, che stanno dentro una dimensione generale. Vengo alle questioni appunto di traccia, lo faccio rapidamente. Sì, l'ho visto. Il 12 dicembre, ma l'ho trovato in cartella, scusate. C'è scritto, sì, ho visto adesso, 12 gennaio. Comunque, il 12 dicembre, se avete voglia, anzi potete già comunicarcelo, per cui così anche comunichiamo quante persone, dettaglio tecnico, 23 euro, e garantisco che si mangia bene, si fanno bene. Va bene, allora... vengo sulle questioni. Noi abbiamo, dicevo che una delle riflessioni riguarda le riforme. Non c'è ombra di dubbio che questa sia una stagione di grandi riforme a livello nazionale, dalla riforma costituzionale alla riforma della pubblica amministrazione. Tutto questo ha un'incidenza nel nostro agire nei nostri territori, o è soltanto una dimensione, come dire, altra che non ci riguarda? In realtà la riforma delle istituzioni incide in modo profondo nella nostra organizzazione. Noi siamo eredi di una organizzazione centralistica,
che via via poi sia implementata con una dimensione autonomistica, regionalista nel corso degli anni, ma una dimensione sostanzialmente piramidale. E potremmo dire di impianto napoleonico, insomma, ereditata dalla Francia e con l'organizzazione in province. Con l'abolizione delle province, che diventano aree vaste, con gli accorpamenti e fusioni che stanno avvenendo sul territorio anche delle Camere di Commercio, o delle prefetture, cioè l'organizzazione dello Stato che a cascata discende in modo identico nei territori di 2-3 milioni di abitanti o nel territorio di province di qualche centinaio di migliaia di abitanti, sta letteralmente saltando. Ma saltano non soltanto i livelli, come dire, istituzionali, saltano anche i livelli della rappresentanza sociale. Cioè tutti noi siamo stati organizzati nel corso degli anni in termini provinciali. Noi qua, vedete, una parte importante rappresenta la provincia di Padova. Questo modello regge ancora? Viene destrutturato? Viene accompagnato dalla politica con un pensiero oppure lo subiamo? Ecco, questo è il tema della riflessione. Pensate alle Camere di Commercio, Padova che si fonde con Vicenza, che immagina di fondersi con Vicenza, le associazioni degli industriali, Rovigo va con Venezia, le prefetture, Padova va con Rovigo, cioè adesso poi sono tutte quante ipotesi ovviamente che sono state messe là dal Ministero, ma questo per dire, senza contare anche i collegi elettorali, anche se hanno caratteri diversi, di come ci sia necessità di riflettere su questo e quindi essere noi non solo analisti di come sta cambiando il mondo, ma essere dentro l'analisi protagonisti del cambiamento, indicatori di prospettive. La stessa cosa, guardate, nella riforma costituzionale, vengo rapidamente perché poi i temi sono tanti, e nella riforma costituzionale è stato introdotto una modifica dell'articolo, sono meglio se sia 116-117, sull'autonomia, 116 dell'autonomia differenziata. Ebbene, questo aspetto ci vede in difesa oppure siamo in grado di articolare una nostra proposta? Sono delle esperienze interessanti che stanno facendo in Lombardia i sindaci del PD, che hanno trascinato anche altri, dove si esce dalla dimensione delle parole. E qua questo attiene al problema del Veneto, che è a livello nazionale una regione di frontiera, una regione contro. Lo si vede, guardate, in tutte le occasioni di confronto con lo Stato, il Veneto si presenta sempre, noi siamo contro, facciamo ricorso in Corte Costituzionale e dopo fate quello che volete. Cioè, possiamo permetterci come regione un atteggiamento del genere che rischia di mettersi fuori gioco? Allora, è tutto evidente che ci vuole azione politica, ma soprattutto, prima ancora, un pensiero. Il PD che pensiero ha su questo? Allora è uno strumento che si mette a disposizione, l'abbiamo già sentito ovviamente anche su questo, saranno presenza di sottosegretari, anche di figure che hanno lavorato su questo, perché io penso che sarà una delle condizioni per poter ragionare in modo più articolato sul nostro futuro. Vado rapidamente, avete visto le unioni e le fusioni dei comuni, insomma, le aree vaste, fra l'altro abbiamo qua Piva che sta facendo un lavoro per la fusione sindaco di Este, del comune di Este con Ospedaletto, è un grande tema di riorganizzazione del nostro modo di stare insieme, non soltanto dal punto di vista del miglioramento dell'efficienza, ma anche dal punto di vista della uguale capacità di offrire servizi nei diversi territori. Perché come dire, l'organizzazione attuale non consente più di dare gli stessi servizi. Allora questo è un aspetto che attiene non soltanto a problemi di natura fiscale, ma anche a problemi ovviamente organizzativi. Immaginiamo che questo possa diventare anche uno strumento di formazione anche per i nostri amministratori, ragionando, introduco un tema che non è scritto qua, ma che è quello di come sia necessario riflettere sull'autonomismo, perché in un'epoca di grandi trasformazioni come quelle che stiamo vivendo, sotto il peso, lo dicevamo anche nel corso dell'ultimo incontro, sotto il peso della crisi economica rischiamo di essere di tagliare tutta una serie di processi per cui si introduce una visione centralistica anche dal punto di vista delle risorse, dal punto di vista fiscale.
Cioè, allora siamo per una finanza derivata, come nel passato, quindi che rischia di deresponsabilizzare gli amministratori, o invece, e come ci articoliamo, qual è la proposta che facciamo per il nostro evento, per una finanza di responsabilità anche da parte degli amministratori, che quindi siano in grado di fare i conti con i fabbisogni standard, vedo qua anche Marco Stradiotto che se ne occupa anche professionalmente, e quindi diventano strumenti per ragionare e offrire anche ai cittadini le occasioni di immaginare il nostro futuro in una realtà che è chiaramente profondamente mutata. Vengo rapidamente, perché mi rendo conto che il tempo passa rapidamente, abbiamo un blocco sul Veneto, tenete presente che noi usciamo da 5 sconfitte di fila, anzi non abbiamo mai vinto, quindi l'ultimo presidente ce l'abbiamo qua, Franco Frigo, scusate se cito, ma perché voglio dire fa parte un po' anche della storia della nostra regione, erano i primi anni 90 e non abbiamo mai vinto in tutti i periodi successivi. Ci dobbiamo porre il problema, come ce lo dobbiamo porre ovviamente a Padova e ce lo dobbiamo porre a Venezia. Allora, in che modo interpretiamo il Veneto nella stagione della share economy, si dice adesso, no? Cioè di tutti i processi che passano attraverso la condivisione. In un Veneto che ha fatto del fai da te, del modello faccio tutto me, cioè quindi dell'autonomia spinta a livello individuale, in che modo si riconverte questa economia, si riaccompagna, e vediamo anche gli aspetti relativi alla finanza che hanno bisogno di un'attenta lettura. Guardate, sembrano aspetti puramente come da detti ai lavori, ma la vicenda di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, e i primi a essere danneggiati sono stati un numero impressionante, stiamo parlando di qualche centinaio, probabilmente decine di migliaia, così intendo, su numeri più, forse anche centinaia di migliaia, di risparmiatori veneti, che si fidavano perché erano veneti, avrebbe detto qualcuno. E fino a qualche tempo fa Zaia sosteneva appunto che il fatto di essere veneto andava tutelata la veneticità della governance delle banche. Questa cosa è franata, ma abbiamo un disegno? Abbiamo un pensiero? Allora, come vedete, un partito, anche soprattutto il Partito Democratico, che voglia avere l'ambizione di governare questa nostra regione in futuro, che si ponga questo obiettivo strategico, ha bisogno di rispondere a queste domande. Allora, l'analisi sui sistemi economici, su come cambiano e come si interfacciano con l'innovazione, quindi con i processi di digitalizzazione del nostro sistema, con la green economy, io credo che questi siano, almeno questo abbiamo avvertito come necessità su cui avviare la riflessione, che si accompagna, come è stato già detto da parte di Claudio, a un capitolo, come vedete, molto intenso, fra l'altro a ritmo anche di lavoro. Cercheremo poi di fare magari delle giornate in cui concentrare due o tre blocchi di riflessione, in modo da avere anche una loro omogeneità, ma anche poter concentrare, ma che insomma vadano, ci aiutino, ci consentono poi di affrontare la politica, quindi immaginare costruire nei prossimi anni. Ed è tutto evidente che rimane un grande tema, che è quello della politica, la politica che cambia, che è profondamente cambiata, anche nei suoi modelli, molto più costruita anche sul messaggio, sulla comunicazione, e dove però viene meno un rapporto diretto con l'opinione pubblica, anche con chi va a formare le idee. E allora, da questo punto di vista, l'occasione come quella che immaginiamo non ha come protagonisti i tre che l'hanno immaginato. Noi abbiamo bisogno, in questo senso anche la scheda di cui parlava Giorgio prima di adesione, è in che modo voi, Giovanni, Andrea, Filippo, diventano protagonisti, si fanno carico di un pezzo della discussione. Guardate, non è quella retorica per cui vogliamo la partecipazione, perché se l'economia diventa l'economia della condivisione, l'unico ambito che rischia di essere fuori dall'economia della condivisione, almeno per come l'abbiamo conosciuta, rischia di essere la politica. Allora, questa riflessione io penso che vada fatta anche nella selezione delle casse dirigenti, nella sua formazione, e mi veniva in mente, guardando quello che ha fatto Papa Francesco negli ultimi mesi,
quando un papa nomina due vescovi, più di uno poi anche, compreso quello di Padova, non dentro lo schema della costruzione gerarchica e, come dire, della carriera ecclesiastica, ma prendendolo direttamente dalla parrocchia. In che modo tutto ciò incide anche sul piano culturale, come dire, anche per noi, dentro la politica, dentro i modelli che la politica ha costruito? Mi rendo conto che sto soltanto citando, come dire, temi, ma penso che questo sia, come dire, elementi di riflessione importante che ci riguardano, che riguardano quindi anche l'organizzazione del nostro partito, del PD, e a cui vogliamo offrire un'occasione di riflessione comune, insomma, assieme a tutti, a tanti altri nostri amici. E ultimo, almeno per gli amici di Padova, c'è necessità di riprendere una riflessione che non riguardi, cioè che non parta, almeno dal punto di vista della politica, solo che non parta dalla critica puntuale più o meno efficace a quello che fa il sindaco in carica. Perché io penso che non si vada da nessuna parte, ne abbiamo bisogno di avere un pensiero, di ricostruire un racconto della città, probabilmente di farla ritrovare anche il proprio spirito, perché questi, come dire, sono gli elementi che creano legami, che determinano emozioni, cioè a partire dallo stato emozionale che si recupera eventualmente un rapporto con la città stessa. E da questo punto di vista sono molti gli interrogativi, alcuni anche, come dire, specifici, apparentemente tradizionali, tipo quello sulla città metropolitana, su cui non vi tedio in questo momento perché avremo occasione di farlo con il sindaco di Venezia, con il sindaco di Treviso, ma dentro una dimensione delle trasformazioni che stanno avvenendo anche a livello nazionale, per domandarci qual è la strada, se facciamo, come dire, se ci limitiamo a un fatto puramente burocratico delle trasformazioni delle province, di alcune province di città metropolitane, oppure, e quindi dello spazio apparentemente vuoto che si crea dove non ci sono le città metropolitane, oppure se invece abbiamo un pensiero e quindi anche un'iniziativa politica. Perché questa è la cosa, io penso, fondamentale. Ma il tema prevalente, cioè, al di là di questo che è molto specifico, è proprio quello di ragionare sulle nostre città, su come hanno un loro protagonismo e vivono anche le grandi questioni delle sicurezze urbane, reinterpretandole in modo diverso, non soltanto dal punto di vista puramente difensivo, come sembra avvenire fino ad oggi, ma siano in grado di diventare interpreti di una, come dire, di una dimensione che guardi al proprio futuro e quindi anche alla crescita e soprattutto all'inserimento poi delle giovani generazioni. Questo è un po' lo schema che abbiamo immaginato, come vedete ho sorvolato molto perché lo trovate nella cartellina. Ci piacerebbe, per concludere, che nel giro di una decina di giorni gli eventuali contributi, suggerimenti, perché i temi sono vastissimi, fra le altre cose quello su Padova, immaginiamo di organizzarlo verso la fine di gennaio con un appuntamento largo, suddiviso in, abbiamo chiamato 10 tablet, usiamo anche un linguaggio un po' più, come dire, per non dire i tavoli tradizionali, di quelli li abbiamo segati, e usiamo strumenti meno convenzionali, e immaginiamo di farne uno in cui tutti insieme ci si trova sui 10 temi, si lavorerà per istruirli con anche dell'assunzione di responsabilità da parte di molti di voi, e poi ci saranno articolazioni che si svolgeranno a partire da marzo fino, cioè febbraio e fino a maggio, quindi una decina di appuntamenti per poi riassumerli di nuovo verso la fine di maggio. Come vedete, anche un programma ambizioso, sarà anche faticoso, ma d'altra parte la politica, se è passione, se è anche ricerca, io credo che anche le fatiche poi possano essere ripagate dal fatto che cresciamo e cresciamo tutti insieme. Quindi una decina di giorni, se riuscite a farci avere anche i suggerimenti, in modo tale che poi l'ossatura nel giro, eventualmente entro già il 12, non soltanto avere le date definitive, ma anche i primi relatori. E una delle cose, mi è capitato di parlarne anche con il rettore della nostra università,
Abbiamo bisogno di un nuovo rettore, tra l'altro adesso arrivano tutti e due i rettori, quello di Bologna, ex rettore, quello di Bologna, ed è stato, che sarà accompagnato da Giuseppe Zaccaria, il rettore fino a un mese fa, ma insomma il tema che vi pongo, che almeno mi sono posto e credo che insomma, ci interpella tutti, è di trovare anche all'interno della nostra università dei giovani ricercatori, professori, che come dire, dialoghino, entrino in relazione con il mondo della politica, perché una volta, ahimè, c'erano, nel senso che c'era anche un rapporto diverso fra i partiti e l'accademia, l'università, oggi abbiamo necessità di mettere dentro la politica anche competenze, perché non può esserci soltanto un generico approccio politicista, abbiamo bisogno anche di competenze, perché solo così facciamo dei passi in avanti. Io ho concluso e vi ringrazio.